tramandare alle future generazioni il pensiero di Aldo Moro e riflettere sulla sua figura, nonché sul collasso dell'intero sistema politico italiano. Queste le finalità e i temi al centro del convegno Cittadini, Politica e Democrazia, tenutosi ieri sera al Circolo Nautico di Torre del Greco, in occasione della quinta edizione del premio dedicato a Monsignor Francesco Sannino, con due personalità autorevoli. Insieme all'organizzatrice dell'evento, la professoressa Giovanna Romano, e al giornalista Ermanno Corsi, che ha moderato il dibattito, l'onorevole Paolo Cirino Pomicino, autore del libro Il Grande Inganno, e il dottor Massimo Caputo, autore del libro in chiave di romanzo storico Quei 55 giorni. Paolo Cirino Pomicino, stasera qui a Torre del Greco si parla di cittadini, politica e democrazia. Nell'attualità di oggi commentiamo questa espressione. È un'espressione che denota quello che io definisco il collasso dell'intero sistema politico italiano. Al di là di quello che sono i risultati elettorali, c'è una crisi del sistema politico italiano con partiti che non hanno più né un'identità culturale e meno che meno un'identità politica. Ecco, come far fronte dunque a questa crisi? I partiti devono recuperare due cose smarrite. Da un lato l'identità culturale di ciascuno, e in più la democrazia interna, con organi collegiali che sbarazzino il personalismo autoritario che ha invece invaso l'intero sistema politico. Che cosa racconta Il Grande Inganno? Di come in realtà in questi 28 anni quelli che hanno mortificato la politica hanno accompagnato questo degrado politico ed economico del paese con una narrazione falsa, perché hanno modificato i contenuti per quello che erano. Ecco, Il Grande Inganno tende a svelare questa narrazione falsa e produce una sorta di bagno della verità, perché anche il paese possa rendersi conto di quanto è accaduto in maniera drammatica e di come oggi l'Italia sia diventata irrilevante sul piano internazionale. Il mio libro racconta la storia, vuole narrare la storia accademica, istituzionale, con molta modestia ovviamente, istituzionale e politica del presidente Aldo Moro, però in chiave narrativa, in chiave di romanzo storico, attingendo però dai suoi scritti, dai suoi interventi convegnistici, discorsi parlamentari e studi accademici, tramandare alle future generazioni e agli anni che verranno il pensiero cosmopolita del presidente Moro, improntato su un progresso di crescita civile e sociale del paese, così come è stato realizzato dal dopoguerra, ahimè, fino ai fini degli anni 80, inizi anni 90. Che cosa è rimasto oggi del suo pensiero? È rimasto l'idea dell'uomo, l'uomo al centro di tutto, intorno al quale far ruotare la nostra vita quotidiana. Che cosa è successo in quei 55 giorni? In quei 55 giorni è successo che praticamente la vita del paese si è posta su un piano inclinato, come una pallina che scende su un piano inclinato e che noi non riusciamo ad acciuffarla, ad afferrarla. Quella pallina corre ancora, nessuno riesce più ad acciuffarla, perché c'è stato uno sconquasso imprevedibile nella vita delle istituzioni del paese, per cui il paese Italia da quel momento in poi ha perso quel suo equilibrio. Chi lascia qualcosa nella società la lascia per sempre, non muore, che può essere una costruzione fisica, un edificio, che può essere un'idea di libertà e di progresso dell'uomo. Il tema del convegno di stasera è cittadini, politica e democrazia, questo concetto oggi come lo commentiamo? E questo concetto è molto lontano oggi dalla realtà, quasi inesistente, non lontano, è inesistente, si sbraita, si urla, stiamo andando sempre a regredire. Nessuno dice nelle ultime elezioni, al di là chi ha vinto e chi ha perso, che altri 5 milioni e oltre di italiani non sono andati a votare. Il che significa che praticamente se non c'è base non c'è democrazia. Giovanna Romano, la quinta edizione del premio dedicato a Monsignor Sannino, questa sera qui a Torre del Greco con due ospiti d'eccezione. Cittadini, politica e democrazia sono gli argomenti scelti per la quinta edizione del premio Monsignor Francesco Sannino.
e avendo mio zio dedicato gran parte della sua vita ai giovani e all'insegnamento, e dato il periodo di forte tensione politica che stiamo vivendo, l'associazione culturale da me creata a nome di mio zio ha voluto proprio avvicinare i giovani alla politica, a questo mondo, però orientando loro ad una politica sana. Ho accettato di presentare questi due libri perché nel libro dell'onorevole Pomicino, Il grande inganno, ci racconta un po' la storia della politica italiana, mentre il libro di Massimo Caputo, Quei 55 giorni, lui ci racconta la storia di questo grande personaggio politico, ma si sofferma soprattutto sull'aspetto umano di Aldo Moro. Il messaggio che questo convegno desidera dare ai giovani è quello di studiare. Devono studiare perché attraverso lo studio loro avranno la possibilità di conoscere, e attraverso la conoscenza loro possono migliorarsi e migliorare questa società.